Bella a tutti, oggi siamo qui presenti per andare ad analizzare una nuova carta flashback appena uscita, ovvero Nuri Sahin. Nuri Sahin, giocatore turco, gioca nel Werder Brema, quindi comunque sia nonostante la nazionalità poco ibridabile, presenta un campionato che ovviamente è un po' più facile da ibridare, visto che magari c'è tanta gente che appunto ha una Bundesliga o perlomeno è linkabile con i giocatori della Bundesliga. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche di questo centrocampista che dalla carta sembra un giocatore molto interessante, soprattutto per i valori di passaggio, di fisico e di dribbling. Allora, work rate normale normale, quindi un work rate che comunque per un centrocampista ci può stare, 1,80 m, piede mancino, 3 stelle in mostabilità e ben 4 piede debole. Quindi diciamo non ha le 5 stelle piede debole, però comunque sì, essendo un centrocampista ci può anche stare. E, allora andiamo a vedere le statistiche nel dettaglio. Da come si vedeva anche dalla carta in generale, i valori di velocità non sono così alti, dato che ha comunque 84 di accelerazione e 78 di velocità scatto, non è molto alto il valore di velocità, quindi comunque sia ha sicuramente delle altre doti, ovvero il passaggio. Anche il tiro comunque presenta 99 di potenza tiro e 91 di tiro dalla distanza, quindi non è neanche tanto male, 96 di tiro al volo. Quindi ha buone statistiche di tiro, ma il suo forte, diciamo, è il passaggio. Perché ha praticamente delle stats assurde di passaggio, ragazzi. 95 di passaggio corto, 96 di passaggio lungo. Questo giocatore, secondo me, può fare sia il CDC accanto ad uno molto difensivo come Kanté, come Vieira, mi viene in mente, ma anche la mezzala, secondo me. Anche se non è tanto veloce, comunque le sue statistiche di passaggio molto elevate lo portano ad essere un giocatore molto 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 interessante, e anche perché c'ha 94 di reattività, che è un buonissimo valore per quanto riguarda il dribbling, 84 di agilità, 83 di equilibrio, con 94 di forza secondo me lo rendono molto solido a centrocampo, quindi difficilmente secondo me lo potete spostare, anche se non è molto 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 alto. Diciamo che dovrebbe vincere anche molti rimpalli, molti contrasti, proprio perché anche comunque un buoni valori anche di difesa, cui 91 di scivolata, lettura difensiva 87, intercettazioni 90. Secondo me questo è un buon giocatore, è un buon giocatore. Peccato per la stamina 80, però comunque sia, diciamo che al massimo nel secondo tempo potete tranquillamente andarlo a sostituire. Diciamo che comunque secondo me è un giocatore interessante, ha molte caratteristiche, passaggi lunghi, tiro di precisione, uomo squadra, tiro CPU, fortuna facile, vabbè, comunque sia, secondo me non è malissimo, non è malissimo, perché una Bundesliga secondo me è una buona alternativa, difficile da ibridare per chi invece ha una Premier oppure una Serie A, insomma un'ibrida, è difficile da ibridare, anche perché comunque mi viene in mente anche Boateng Flashback, sì, ha diciamo lo strong link, ma non è né una doppia né una tripla, quindi comunque sia è abbastanza difficile da ibridare. Comunque sia, diciamo che da Super Sub ci può stare, è un giocatore che comunque dalle stats, almeno sulla carta, poi bisogna vedere in game se sono effettivamente veritiere, sembra molto interessante. Come stile intesa vi consiglio assolutamente Ombra, è lo stile intesa consigliato per lui. E fatemi sapere cosa ne pensate di questa carta, se la sbloccherete o meno. Noi ci vediamo in un prossimo video e bella a tutti. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.